costruita attorno al colle del castello. Udine è senza dubbio una delle più piacevoli e attraenti fra le grandi città del nord Italia. Non solo può vantarsi di musei di qualità in gran numero o di opere d'arte che attraggono ospiti da tutto il mondo, ma anche di un'architettura storica di grande valore. Il tessuto cittadino si intreccia con delle sorprendenti oasi verdi e con numerosi parchi che, oltre a garantire una piacevole ombra, favoriscono svariate attività e una sensazione di benessere. Una sorta di meraviglia traspare dalla ricca presenza di acqua in varie forme. L'attenzione dei visitatori è catturata dal colle, protagonista della leggenda di Attila, e dal castello del Cinquecento ivi collocato. Al suo interno un complesso di interessanti musei. Le sale della Galleria d'Arte Antica sono una gioia per gli occhi, non solo per le opere dei maestri attivi in questa regione. Ci troveremo infatti anche quadri di Caravaggio, di Carpaccio, di Bronzino o di Tiepolo. La ricca collezione di ritratti, invece, costituisce una interessante cronaca dell'antica moda europea. Il museo archeologico sorprende con i manufatti della cultura dell'antica Grecia e dell'antica Roma, presentati in maniera innovativa. A sua volta, il Museo del Risorgimento racconta con passione il contributo dei friulani all'unificazione d'Italia. È quindi un'occasione per conoscere i fieri patrioti della regione. Ai piedi del castello, la famosa Piazza Libertà, la cui cornice architettonica non ha pari in Italia e dona un carattere allo stesso tempo rappresentativo e accogliente alla piazza. Vasta, ma piacevole, Piazza San Giacomo mira ad essere la favorita dai cittadini. Questi la amano per i suoi piccoli palazzi caratteristici, per le delicate fattezze della chiesa o per la incantevole fontana progettata da un discepolo di Raffaello, Giovanni da Udine. Le piazze della città permettono momenti di abbandono, mentre le viuzze strette sono la cornice ideale per gli incontri con gli amici, o meglio per il rituale friulano del Tajut, con un bicchiere di vino prodotto nelle zone circostanti da innumerevoli produttori. Tra i sapori di Udine spiccano i formaggi, il famoso Montasio friulano e molti altri, sempre tipici per la regione, vengono prodotti dalla latteria locale. Questo da oltre 100 anni, seguendo la locale tradizione casearia e utilizzando solamente metodi artigianali. Allegri e pasciuti, possiamo prendere una delle bici cittadine, popolari qui a Udine, e raggiungere altri punti di interesse nella città. Ecco il Duomo. Il suo interno addobbato con veste barocca è ornato di opere eseguite con una grande raffinatezza e tramite l'uso di svariati materiali e di alcuni quadri di Giambattista Tiepolo. Anche il Palazzo Patriarcale è famoso per le opere di quest'artista. Gli affreschi sulle pareti della famosa Galleria degli Ospiti, sul soffitto della scala e sui soffitti delle camere più belle sono uno dei tesori più preziosi di Udine. Vi troviamo anche una collezione di oltre 700 opere d'arte e una spettacolare biblioteca pubblica, la prima nella regione, fondata oltre 300 anni fa. Ma a Udine anche l'arte contemporanea è di qualità. Gli interni storici di Casa Cavazzini formano una cornice sorprendente per le opere dei fratelli Basaldella. La presenza di nomi di importanza mondiale e i quadri di ottimi artisti americani e dei futuristi italiani esprimono l'alto livello delle altre collezioni. Un racconto coinvolgente e moderno sulla cultura e sulle tradizioni friulane si sviluppa al Museo Etnografico. Tre piani abbondanti di curiosità permettono di conoscere approfonditamente ogni aspetto della vita quotidiana, delle abitudini e delle tradizioni della regione tutta. Un soggiorno più duraturo rappresenta la giusta occasione per approfondire anche i luoghi vicini alla città.
A pochi chilometri troviamo la città di San Daniele, famosa per il suo prosciutto e la celebre Cividale del Friuli, inserita nella lista UNESCO. Vicinissima è anche la fortezza di Palmanova, l'antica Aquileia con l'illustre basilica e anche il mare della laguna di Grado. Udine è una ricetta completa per una vacanza fantastica. Scoprite l'Italia come non la conoscete ancora. A presto!